Buonasera, commissario. Buonasera, signorina. Mi dica. Che avete fatto, sti cretini? Mo, che so che di una mai. Ti vuoi confessare? Che vuoi? L'ho avuto da mio suocero, questo posto. Ah, quel grandissimo fascista. Sei tu, stile! Sei tu! Sei proprio un pezzo di merda. È successo di tutto, di tutto. Avanti, signorina, venga avanti. Devo denunciare mio marito. Protezione ti serve? La città è corrotta. Tu dai potere a un tesco magico. Con Lenin ancora in vita, voglio dire, noi siamo super protetti. Di che cosa vi volete denunciare? Violenza psicologica. Dobbiamo creare un altro caso Fucchi. Leggendo. A Bari sta succedendo qualcosa di grosso, lo sai o no? Che cosa c'è da dire sul fascista? Di so dov'è l'anarchico. Di che cosa mi vuole denunciare? Io non devo denunciare niente, devo fare una confessione. La russa che state cercando sono io. Ma se ne vada, che ci abbiamo altre cose per la testa. Per cortesia, se ne vada. Questa è l'ultima copia del progetto. Sta succedendo qualcosa di grosso. E ricordati che comunque bisogna farla conoscere la verità. Oh, ti ho visto! Andare con il merda! Prima possibile lo facciamo, è meglio per noi, perché sta succedendo, deve succedere qualcosa di molto grosso. Molto grave, ok, molto l'importante grave. Lo facciamo il prima possibile. Prima ci muoviamo. È meglio, lo dobbiamo fare. Deve succedere una cosa grossa, se poi qualcuno viene meno lo mandiamo a casa. Che cosa da portare? Niente. Come niente? Ci ho visto il movimento che avete fatto. Sto scherzando, sta. Come sto scherzando? Ma niente, come sta per richiedere? Io sono il commissario. Lei non è un attico di merda come lui. Ma per piacere, io sto lavorando qua, mi sta dando, per piacere, dai che devo lavorare. Perché è tutto rosso qua? Perché vendo i pomodori, che devo fare? Sono tutto rosso, lei non è un ministro di merda. Che l'ha detto? Non si permette a parlare così con me, per piacere. Io sono un venditore di pomodori. Per piacere, ancora? Ancora pensate che io me ne accorgo. Io vedo tutti i movimenti che voi fate qua. Noi qua? Io, ma bene. Che sta a dire? Ancora lei pensa che io non faccio niente. Di nuovo? Io sto sempre qua, la guardo, la guarderò sempre. Lei mi deve guardare e mi guarderà. Sta sbagliando, io sono un venditore di... Sorvegliamo. Di nuovo? Ancora? Quell'anatico di merda che è venuto da là, che non sono riuscito a prenderlo. Ma per piacere, si sta sbagliando. Qua sta succedendo una cosa brutta. Ricordate che se me ne accorgo... faccio passare guai. Che la buonava del commissario aveva ragione allora. Lei per me non è il commissario. Lei ha l'occhio sbagliato, non è il commissario. Commissario, posso dire una cosa? L'occhio è ancora sbagliato. Ma come cazzo ti permetti? Pezzo di merda. Io ti ho cresciuto in questo commissariato. Oggi stai nelle mie dipendenze. Ora lavori per me.
pezzo di merda. Ma tu ti rendi conto che cosa dicendo essere un commissario, un tuo superiore? Ti ho visto crescere, eri bambino quando venivi con tuo padre. Ora sei un mio collega. Sorprendente. Lo prenda una settimana di isolamento. In cella. Sto pezzo di me. Andiamo, là. Però, da una parte, quel pezzo di me ha ragione. Sono io. Ti ho sbagliato occhio. E mo, che figura di me. Commissario, in effetti ha ragione, purtroppo l'occhio è quello sbagliato. È vero, impazzirò per questa cosa, avete tutti ragione, ma io da quel pezzo di merda soprattutto non me l'aspettavo, perché quello a noi ci nasconde qualcosa di grosso, lei deve farmi una cortesia, anzi, deve anche vedere lui come ragiona, cosa fa, perché non mi piace. Sotto qui c'è qualcosa di grosso e da oggi ti prendo io le responsabilità. Vedi cosa ho fatto per il mio ex commissario. Lui era un grande, io da lui ho preso tutto. Commissario, mi dispiace per l'occhio, hai sbagliato, è vero. Lo so. Però in memoria del commissario andava fatto. Lei è un grande. Ora vediamo di sistemare la situazione. Ok? Lei non sa niente. Lei si è in silenzio e non ha visto, non ha sentito niente. D'accordo? Non ci sono problemi, okay. Commissario. Ho fatto un errore. E impazzirò. Però questa non deve essere la mia ossessione. Qual è la tua ossessione? Commissario, la mia ossessione è il killer del peperoncino. Sorprendente, questa non è più una mia ossessione. Da oggi diventa la sua ossessione. Lei deve prendere il killer del peperoncino e me lo porta qui. La voglio qui. Lo devo interrogare.